Gorgonzoni, io, come dire, sono un po' emozionato, diciamo. Ho di fianco l'unico candidato sindaco sicuro della Lega in Italia. Non vorrei ironizzare oltre su questo, però insomma anche a Bologna la strada non è spianata del tutto. C'è sempre in campo Ilaria Giorgetti. Insomma, lei l'ha sentita Giorgetti in queste settimane? Io l'Ilaria la sento spesso, l'ho sentita anche per la questione del crocifisso, perché mi sono trovata davanti a delle domande a difenderla e la sento normalmente come sento poi normalmente tutte le persone di Forza Italia, per cui in realtà un problema con loro sui temi per la città non c'è e non c'è mai stato. Credo che si siano un po' impuntati in modo aprioristico sul mio nome, che è una cosa sbagliata, perché io gli ho detto più di una volta di incontrarci e parlare dei temi per la città, perché ora penso che va bene discutere ogni tanto, però vedere i giornali che ogni giorno titolano questo è sì, no, interessi poco alle persone, magari interesserebbe di più sentire le nostre proposte e le polemiche tolgono spazio a questo. Se lei fosse la candidata, offrirebbe un ruolo a Giorgetti? Certo che si può benissimo fare, per me è stata una bravissima presidente di quartiere. Io le volte che l'ho incontrata mi ha sempre detto che assolutamente non voleva fare il candidato sindaco, ma la presidente di quartiere, per cui a me tecnicamente non ha neanche mai detto di voler fare il candidato sindaco. Ma è ipotizzabile un ticket Borgonzoni-Giorgetti per la giunta da sindaco e da vice sindaco e fantapolitica? Beh, non lo so se Forza Italia, perché Ilaria Giorgetti bisogna vedere se rappresenta il civico, come lei dice, anche se per me di civico onestamente non ha così tanto, se io ora non ho una tessera di partito in tasca, però non è che si può dire che è un civico, se rappresenta Forza Italia va bene, perché non so se Forza Italia o Fratelli d'Italia correndo tutti assieme dicono va bene. Lasciamo spazio alla Giorgetti, che io rivedrei come presidente comunque di un quartiere che dobbiamo cercare di rivincere a tutti i costi, anche se dopo che sono stati rivisti i quartieri sono diminuiti, in quel quartiere è entrata anche una parte di San Vitale dove si può dire che il PD, fra virgolette, ha fatto una marchetta ai residenti cercando di tirarli dalla loro parte, per cui non è più così semplice poter prendere il quartiere e lei credo che possa essere il nome per poterlo fare. Io mi ricordo una vecchia proposta, poi rimasta nei cassetti, della passata giunta di centrodestra a Guazzaloca, che fu ideata dall'assessore Monaco allora, di un ridisegno dei quartieri di Bologna con un grande, enorme quartiere del centro storico. Che era la cosa che doveva Lei venire la fuori, però condivide? sì, però assolutamente non ha voluto il PD, ma addirittura abbiamo discusso anche su vie come Via Ma è un Dazielo e di punto del suo lasciarle programma? tutte da una parte. Sì, non è sicuramente il punto principale, perché credo che questa città abbia veramente tanti altri problemi che vanno dal welfare alla viabilità, che toccano molto di più i cittadini e li toccano direttamente e quelli vanno risolti subito. Poi dopo si può passare a questi altri che sicuramente quando erano tema corrente dei consigli dovevano essere messi a posto. Ora non sarà sicuramente la prima cosa che faccio quando salgo, soprattutto perché ho detto che se noi vinciamo questa città, la prima cosa è quella di chiudere l'hub di Via Mattei, perché l'ha voluto il sindaco, non è stato imposto il centro di smistamento, è un posto dove sono già passate più di 11.000 persone, di cui molte sono fuggite prima e rimangono nascoste sul nostro territorio. Ha trasformato un quartiere in un posto totalmente invivibile, la gente è disperata, quello è il primo atto sicuramente e questo era il motivo per cui c'era stato anche un no assoluto verso il nuovo centrodestra, perché dobbiamo presentare un programma credibile, ma anche una squadra di governo credibile. Chi c'è nella sua squadra? Chi ha in mente? Nella mia squadra ci sono varie persone che sono di associazioni, ancora non ho fatto i nomi, soprattutto perché non vorrei che in un momento come questo fare dei nomi diventasse come attaccano me, iniziano ad attaccare uno per uno quello dell'associazione. In più c'è una lista di giovani, tutti dai 20 ai 30 anni, che hanno pronto un manifesto con vari punti che presenteremo per la città e ho già detto che se vinciamo il ragazzo che ha preso più voti diventa comunque assessore alle politiche giovanili. Quindi è una lista di consiglieri comunali dove però ci si misura sulla No, base c'è dei una voti? lista della Lega, Sì. poi dopo c'è la lista quella dei giovani che è un'altra cosa e poi Ok. c'è una lista della società civile, sono due le liste civiche Sì. che comunque appoggiano la Lega. Quindi si sta già organizzando come appunto, quindi il candidato è lei. Sì, ma quello che mi stavo organizzando, le civiche ci sono che mi appoggiano, quello c'è già da un po'. Volevo presentarle, ora aspetto una volta con Matteo,
di fare ufficialmente la presentazione anche di queste due civiche, che comunque hanno tanto da dire e da dare alla città, perché sono persone che rappresentano problematiche che possono andare da quelle che abbiamo vissuto con il cantierone, per cui le problematiche degli esercizi commerciali del centro e quelle dei quartieri, perché la cosa fondamentale, abbiamo visto alle ultime regionali che quasi un 60% non è andato a votare. Noi dobbiamo riportare quella gente a votare e dobbiamo proporgli qualcosa che non sia fare le strade d'oro, cose improponibili, mega fantastiche che tanto non si possono realizzare, cose concrete per risolvere i problemi che vivono tutti i giorni. E soprattutto nel welfare noi riceviamo come Lega tantissime chiamate ogni giorno di donne, soprattutto sole con figli, che vengono completamente abbandonate dal welfare cittadino, donne che hanno figli minori a cui viene tagliata l'acqua. Cioè, io anche lunedì ho un incontro con la Frascaroli e due di queste mamme per vedere di cercare di risolvere questo problema, perché gli viene messo tecnicamente giù il telefono, gli vengono promesse delle cose, sì, interverremo, e poi rimangono sole dicendomi: magari non posso accendere il riscaldamento perché non ho l'acqua, perché quando tagliano l'acqua, che l'acqua in questa città dicono che è un bene di tutti, ma sembra di tutti gli occupanti, non di tutti i cittadini. Senta, mi dica una cosa positiva del sindaco Merola, perché sarebbe, diciamo, no, abbastanza scontato che ne parliate male. No, una cosa positiva, una cosa di che l'ha reso simpatico, di questa secondo giunta, lei. Posso dire, una cosa che per me hanno fatto, non so se totalmente per merito loro, però che è stata fatta bene, quella di pubblicizzare la nostra città all'estero. Quello però che mi dispiace, ho detto delle volte anche in consiglio comunale, è il fatto che i cittadini poi arrivino e trovino una città che sicuramente non riproporranno agli altri, per cui ci sarà una prima ondata, perché magari ci sono state trasmissioni, giornali stranieri che hanno pubblicizzato la nostra città, però questo non porterà a un circuito virtuoso di persone che continueranno a venire, perché anche per l'Expo abbiamo presentato una città, oltre a non avere venduto pacchetti o averla promossa nel modo adeguato quando l'Expo era a un'ora di treno da qui, non vedono una città con un cantierone. Cioè, durante l'Expo noi abbiamo presentato una città col cantierone e quando ho sollevato questo problema in consiglio comunale, l'Epore mi ha risposto: beh, venderemo il cantierone come un'attrattiva. Senta, rapporti con la regione, tema delle infrastrutture, Passante Nord, People Mover, intanto un giudizio sui primi mesi della giunta Bonaccini e in tema di infrastrutture lei che intenzioni ha? Sulle infrastrutture bisogna assolutamente intervenire, però se mi si parla di People Mover, cioè sono veramente dei soldi, mi ricorda molto il Crealis, cioè tanti soldi buttati per qualcosa, tra virgolette, di inutile, che poteva essere risolto molto più semplicemente tutto. Per il Crealis, ora mi sono arrivati dei dati, si parla di così tanti milioni di euro, 187 milioni di euro, per un autobus doppio. Cioè, niente di più, niente di meno. Il People Mover bastava fare un collegamento con la ferrovia, il tratto ferroviario, perché qua c'è stato un grande errore a monte quando abbiamo venduto e svenduto tutte le tratte ferroviarie trasformate in ciclabili, perché ora c'è anche la questione dei ciclabili, siamo all'assurdo. Abbiamo preso tantissimi soldi dall'Europa, da Roma, li abbiamo investiti come comune per ciclabili che finiscono nel nulla, tanto per dare del chilometraggio e magari vincere il premio alla città con più ciclabili, più chilometri di ciclabili. Cioè, bisogna riuscire a intervenire senza andare a mangiare nuovo territorio inutilmente, per cui è una di quelle cose, come la viabilità anche nel centro, che va rivista, perché anche sul centro non è che dico che le pedonalizzazioni sono sbagliate a priori, però quando si fa qualcosa bisogna vederlo nel quadro generale e non creare dei problemi insormontabili spesso alla gente che risiede in quelle zone, ma anche agli esercizi commerciali, perché anche ora qua che ci avviciniamo apre il mercato di Altabella, quel di Natale, ci sono esercizi commerciali disperati perché non sanno dove fare il carico o scarico delle merci. Cioè, noi continuiamo a vedere una giunta che interviene con dei provvedimenti calati dall'alto, sembra non studiati da nessuno perché sono a spot in una parte e nell'altra della città, poi si rendono conto delle ripercussioni che hanno in un quadro globale e generale e si trovano spesso a dover fare dei passi indietro. Ma non è possibile fare così, perché sono somme di denaro immense buttate via e problemi per i cittadini. Prima ha parlato bene della proiezione turistica di Bologna, quindi vuol dire che le piace l'assessore Matteo Lepore? È il suo preferito della giunta? No, preferito no, perché quando viene a rispondermi in comune, le poche volte che viene a rispondermi in comune, diciamo che di solito tende a dire agenda digitale basta, dice vai a vedere nell'agenda digitale. Però ammetto che i turisti sono aumentati perché c'è stata una promozione della nostra città, io l'ho detto anche a lui, non so per quanto merito suo o di chi altro, però c'è stata questa promozione, un po' anche Voyager che ha fatto degli speciali, insomma.
sulla città, la cosa che io avevo chiesto non è stata fatta è prendere un nostro monumento, qualcosa, perché noi a Bologna abbiamo veramente tante cose e questo è un problema perché anche molti bolognesi non sanno quante sono, a promuoverle tutte diventa un problema. Dovremmo prenderne una, promuovere quella anche con del merchandising e poi far arrivare la gente qua e fargli vedere tutto il resto di Bologna. Più che dare tanti input su la Meridiana, il portico, le torri, cioè prendere una cosa che diventi attrattiva, che diventi il messaggio che noi mandiamo all'estero e poi dopo quando arrivano qua farli vedere tutto il resto e cercare di tenere la città più pulita, perché noi abbiamo una città che è sporca, paghiamo tantissimi soldi era, però è una città sporca, ma va anche oltre i graffiti, proprio se uno gira vede immondizio ovunque, c'è una gestione che va superata, perché Bologna potrebbe essere una bomboniera, comunque ha un centro storico che non è così tanto grande rispetto a altre città. Alla fine noi ora cosa abbiamo? Un quadrilatero che magari è diventato un pochino più carino, ma potrebbe essere tutta così. Invece abbiamo zone abbandonate, buie, perché c'è un problema di illuminazione. E non si può andare avanti così se vogliamo comunque che Bologna si riprenda dal versante sicurezza, perché abbiamo una zona universitaria e non è colpa degli universitari, che è completamente in mano al degrado, non si può più girare, cioè se uno va lì, ragazzi, chiunque ti dice o è stato aggredito una volta o seguito da uno, cioè ci sono dei problemi tutte le sere, ma questo dipende anche dagli interventi fatti in Piazza Verdi, che io non ho mai condiviso quando c'era il presidio fisso che comunque non interveniva. Avevo chiesto, cosa pensa di Sirio acceso 24 ore su 24 nella zona universitaria? No, ma questa è una follia, la zona U, quella che poi vogliono riportare nella parte destra e sinistra di via Indipendenza, che sono le due alte pedonalità che non verranno fatte in questo mandato, ma sono nel progetto e partiranno se risale per caso Merola, cioè saranno altre due zone come quella universitaria, io abitando in una delle due, e mi ero anche detta ma la sera quando esco devo uscire con qualcuno che abita vicino a casa mia, sennò non mi può accompagnare a casa, poi come se Bologna fosse una città così tanto sicura da poter girare la notte tranquillamente da sole. Quando sapremo se lei è ufficialmente la candidata del centrodestra a sindaco? Che tempi si dà? Ah no, io questo non lo posso sapere, io continuerò a lavorare come lavoro da sempre, da quando sono stata eletta. Presenteremo, inizierò a lavorare anche con queste liste civiche, perché penso che comunque arrivare sempre a un mese dalle elezioni per partire con una campagna elettorale è una cosa sbagliatissima, perché noi in città rosse come Bologna non siamo capillari, non abbiamo sedi come il PD ogni due vie, per cui per portare i nostri progetti e che cosa vogliamo fare della città abbiamo bisogno di più tempo, non possiamo sempre aspettare l'ultimo mese, che penso che sia quello che ci ha penalizzato, ma ci ha penalizzato anche nelle ultime regionali. Quindi nell'attesa che ci sia la composizione al tavolo nazionale del centrodestra, lei lavora già da candidato? Come da settembre io continuo ad andare avanti, continuo a parlare con tutte le persone, continuo a portare proposte e ascoltare la gente, perché la cosa fondamentale quando si ha una proposta su qualcosa è andare a sentire le associazioni di categoria e le persone interessate, perché molte volte ti danno un punto di vista diverso da quello magari che tu hai stando fuori il problema. Delusa se al photo finish passa un altro candidato? No, io su questo fin dall'inizio ho detto che non è che la candidatura a tutti i costi, voglio la candidatura a tutti i costi, non è questo il problema, io sono sempre pronta a fare un passo indietro per il bene di quello che può essere Bologna e bolognese, non tanto l'unità del centrodestra, Bologna e bolognese, cioè quello che può essere meglio per loro e per mandare a casa Merola. Bene, grazie a Lucia Borgonzoni e alla prossima occasione.